E però ragazzi, siamo tornati su un nuovissimo video di Inazuma Eleven Go Chronostone. Così ragazzi, dobbiamo tornare alla Raimon dopo aver sconfitto nello scorso episodio la formazione A5, se non sbaglio si chiama così, della protocollo Omega 2.0. In realtà era protocollo Omega 1.0 perché volevano vendicare il suo vecchio comandante Alpha dopo che è stato, diciamo, esiliato dal protocollo Omega. Quindi ora andrò alla Raimon e andiamo a vedere cosa succede dopo aver, diciamo, sbloccato l'armatura dello spirito guerriero con Arion, facendolo miximaxare con Tezcat. Bellissimo comunque come miximax, diciamo, uno dei miei preferiti. Poi è assolutamente uno dei miei preferiti, perché mi piace veramente un sacco, non so perché. Comunque, torniamo alla Raimon, quindi prendiamo l'autobus Inazuma, come abbiamo sempre fatto. Così il centro della Raimon verrà demolito. Stanno distruggendo pian piano tutto ciò che è legato al calcio. Questo divieto proprio non lo sopporto. Su, non perdiamoci chiacchiere. Si torna a scuola. Partenza! Arion, sono contento di averti aiutato. Riconsegna al calcio il ruolo che gli spetta. Io credo in te. E quando l'avrai fatto, potremo giocare di nuovo insieme. Bene, eccoci di nuovo alla cara vecchia Raimon. Dobbiamo andare subito al centro sportivo. Let's go to the centro sportivo che verrà demolito. Andiamo a vedere subito. Oh, sfida. Perché? Io devo ancora capire. Cosa di all'uno, ragazzi. Devo capire perché è stato abolito il calcio e loro mi sfidano lo stesso. All'uno sono più forti di Victor, vabbè. Va bene. E anche di Riccardo? Dai, segniamo. Almeno non posso segnare perché non ho ancora un tiro con Rioma. Pensavo di avercelo, onestamente. Capara? Vai, Arion, buttala su. Bella per Riccardo questa, eh. Mettiamolo su e tiriamo in faccia al portier. Tiro normale. Guardata di valore totale, non dovrei segnare, infatti, però l'ho stordito. Prendi la passa subito lì. Stordito, tiriamo. Tiro normale, ancora. Adesso non dovrebbe pararlo, spero. Vediamo. Non la para pure stordito, perfetto. Bravo Rick. Sandwich piccolo e guanti sportivi. Andiamo avanti. Sembra che vogliono ricostruire un campo di allenamento per il club di baseball. Non possono farlo. Di questo passo il calcio verrà dimenticato. Ripristinare il passato sarà ancora più difficile. Dobbiamo battere la protocollo Omega. Mario è l'unico capace di indossare l'armatura e non possiamo nemmeno allenarci dove vogliamo. Senza contare che se non abbiamo abbastanza membri di squadra. Che non abbiamo abbastanza membri di squadra. Se continua così dovremo sempre fare affidamento sui doppioni di Fei. È un peso troppo grande per te. Non preoccuparti, posso farcela. Sì, ma ci sono, usiamo gli insegnamenti del maestro. Che cosa? Insegnamenti del maestro, un volume leggendario che contiene i segreti per costruire la squadra di calcio perfetta. Una squadra perfetta, è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Aspetta un attimo, il volume non verrà esposto a un museo di calcio fra 200 anni. Sì, proprio così. Fra 200 anni, ma allora si trova nel futuro. Ma se è così leggendario come dite, l'Eldorado non cercherà di usarlo per creare la squadra perfetta? In effetti. Wow, è piuttosto improbabile, gli insegnamenti sono scritti in codice e neanche i più eminenti studiosi sono in grado di leggerli. Professor Cryptix, ritengo doveroso darvi delucidazioni al riguardo. Gli insegnamenti sono stati scritti da un non meglio noto maestro e si dice che faccia un riferimento ai giocatori leggendari. Chi è il maestro? Bella domanda, pare che fosse venerato da tutti i più grandi giocatori della storia. E molti lottavano per essere i primi a imparare i suoi insegnamenti, ma lui stesso sapeva che tutta quella conoscenza era pericolosa. Ma
Il mondo dei calci avrebbe perso il suo equilibrio se fosse stato accessibile a pochi. Ecco perché quel codice, almeno così si ipotizza, vuol dire che non è né sicuro. Pensiamo che il volume sia stato scritto molto tempo fa, quindi non esistono notizie ufficiali a riguardo. Ma questo significa che nemmeno noi possiamo essere in grado di leggerlo. Nemmeno noi stiamo in grado di leggerlo, perché non so leggere io, che è diverso. E lei, professore, pensa di poterlo decifrare? È scomparso, perfetto. Il professor Cryptic è scomparso di nuovo. Non importa, ci occupiamo più tardi di capire se siamo in grado di leggere o meno quel volume. Ora è il momento di agire. Se gli effetti delle interferenze del Dorado nella storia continuano, non ci sarà più nessun calcio da 200 anni. E le presunte perle di conoscenza calcistiche, che sono gli insegnamenti del maestro, cesseranno di esistere. Non possiamo permettere che cada. Dato le parole di bocca, ci servono gli insegnamenti del maestro per difendere il patrimonio calcistico del mondo. Hai reso bene l'idea. Il minimo che possiamo fare è provarci. Così che parlare. Ui, andiamo a prendere gli insegnamenti del maestro. Bene, allora, tutti i musei del calcio. Questa volta salteremo 2 secoli nel futuro. Museo del calcio, 200 anni nel futuro, raga, una roba assurda. Insegnamenti del maestro. Chissà chi sarà questo maestro, ovviamente, raga. Penso che lo sappiate tutti. Però chi non segue il Inazuma Eleven, magari non lo sa. È per quello che devo fare prima i primi giochi. Vabbè, andiamo avanti lo stesso. Andiamo ai musei del calcio nel XXIII secolo. Non ci serve un cimelio per andare nel futuro? No, perché quell'epoca è quella da quale proveniamo, chiaro, no? Chissà com'è il futuro. Sono sicuro che è una meraviglia. Non ti metterà a curiosare di quelli là quando arriviamo, capito? Ehi, Face, questo non è città da 200 anni. Smetto che sono tutto super tecnologico, che ci sono dappertutto macchine del tempo come questo, ha ragione? Beh, lo vedete con i vostri occhi quando siamo arrivati. Ah, dai, dacci un indizio. Com'è la casa in cui vivi? Una famiglia, fratelli, sorelle? Fai. Signore e signori, prepararsi al decollo! Verso il XXIII secolo! Il futuro si aspetta! Allora è questo il futuro. Certo, è così buio che sembra di essere in un film noir. Specialmente ragazzi, non c'è tempo per le visite turistiche. Dobbiamo entrare e prendere il volume finché il museo è chiuso. Si trova nella sala espositiva numero 3. Accederò al sistema di telecamere di sorveglianza per agevolarvi il compito. D'accordo, grazie Wonderbot. Figurati, ora dobbiamo iniziare la missione. Prima di tutto devi trovare un modo per entrare nell'edificio. Ricevuto. Vengo anch'io. Rosy, tu rimani qui, fai la brava. Uffa, sei sempre troppo severa, Jade. Infiltriamoci nel museo. Oh mio Dio. Andiamo. Wow, quindi questo è un museo del futuro? Che bello. Sembra che non ci sia nessuna via di accesso sul lato anteriore. Ah, scusate, ho dimenticato di dire che il museo ha due sistemi di tunnel sotterranei. Cercate l'entrata. Avresti potuto dirlo prima. Non deve essere difficile, vediamo di concentrarci sui punti che sembrano sospetti. Di qua. Non posso passare però di qua. Come. Ah, devo passare di qua. Ok, capivo. Ah, forse possiamo entrare da qui. Sì, è così, buona fortuna. Siamo nel museo, raga, una roba bellissima. Scendiamo. Qui non c'è nulla, va bene. Andiamo. Io guardo sempre che sono delle ceste o qualcosa, perché ci potrebbero assolutamente essere. Però credo che non c'è niente qua. È un posto che non credo che ci sia niente, perché me lo ricordo. Oh, la porta è chiusa. Ci penso io, userò il mio dispositivo digitale. Ah, non si apre. Wonderbot, sai dirmi come mai? Che succede? Credo che il codice di sicurezza non sia quello corretto. Dammi un momento. Perfetto, ora dovrebbe funzionare. Prova di nuovo. Grande, ora possiamo entrare. Usiamo il sotterraneo per entrare. Let's go. Oh, il tunnel si interrompe qui. Wonderbot, potete darci una mano? Che te farà a me? Non ci sono richieste che Clark Wonderbot non potrebbe soddisfare. Non posso soddisfare. Solo un attimo, che dico? Un secondo. Sono un po' perplesso.
Eureka, che ve ne pare di questo? Scala. Una scala? Beh, direi che possiamo solo salire. Saliamo la scala. È abbastanza alta? No, neanche, ok. Il museo del calcio. Ok, siamo entrati. Benissimo, ora ricordate, direttore della sala espositiva numero 3. L'insegnamento del maestro dovrebbe trovarsi al suo interno. Ok. Andiamo. Ecco la cesta. Non c'è modo di scendere. Ottimo. Prendiamo. Prendiamo la cassa. Non c'è grande, ce ne sono altre di casse qua. Perché questo museo è stupendo. Beh, non posso entrare da questa parte qua. Comunque questo museo è veramente stupendo. Sono tipo dei giocatori vecchi. Scarpini, palloni, stadi. Stadi mica tanto, però è un modello. No, cos'è? Boh, non lo so. Vabbè, comunque andiamo avanti. Potremmo mettere dei riferimenti più affermati di questo gioco. Ah, e quello cos'è? Gli insegnamenti del maestro. Qua c'è una cesta, intanto. Una cosa dell'amicizia, una bracciale, credo. Chiedo per un pasto, va bene, e ora andiamo. Ciò, tutti curati? No, quindi... Tanto che ci siamo, usiamo questo. Perfetto, e ora andiamo. Insegnamenti del maestro. Adesso il volume, insegnamenti del maestro. Mi chiedo se il sistema di sicurezza sia attivo. Preso. E ho ottenuto gli insegnamenti. I segreti della scuola di calcio sono perfetti, sono scritti qui dentro, giusto? Giusto. Oh, cos'è stato? Allarme intrusi, allarme intrusi. Dei robot? Sono dei droni di sicurezza del museo, non possiamo farci catturare, scappiamo. Scappa dal museo. Ci sfidano. Ci sfidano lì all'11, che fordia. Vai, sali Victor, sali Victor, sali Victor, tira. Perfetto, Victor. Andiamo di stoccata micidiale, sì. Va bene, gol. Fate, raga, che ho fatto bene, fidatevi. Robic. Ora via di qua ancora. Perfetto. Ora devo andare di qui. Oh, mamma mia, raga. Che palle. Vai, vai, sì, qui. Qua. No, volevo tirare. Va bene. Vai Arion, bravissimo, tipo illusorio. Ora la passo a Riccardo. Quello che sarà Riccardo, vabbè. Non so se passa, in destra. Potrei passare, no. Vai Vic. Vai Vic. No Vic. Viene qua l'Arion, non c'è. Qualche con l'illusore puoi. Mannaggia, vai riposo GP. Sono qui Arian. Siamo la Victor. Dai figlio, che più balde. Ancora te con l'illusorio. Sono subito a Victor. Dai Victor, sali. Victor mi sta facendo bestemmiare forte. Victor è tuo. Non sei unita a masso, vedi un po' te. No, un tiro e basta normale. Vabbè, da la tecnica adesso. Pagliaccio. Pagliaccio. Riga, mi tocca. Spirito guerriero. Armatura. Però devi prenderla, frate, eh. Proissimo. C'è Arion! C'è Arion con l'armatura!
C'è Arion con l'armatura. Vai Arion, vai Arion. Ok, ora faccio gol, basta. Dico l'illusorio. No, è finta qua, non ci credo. Ho perso. Vabbè, va bene. Non me ne frega niente. Oh, la scheda è scomparsa. Deve essere colpa di allarme. Ah, non ci credo. Devo trovare un altro modo per uscire. Si è verificato un furto al museo del calcio. Gli insegnamenti del maestro sono stati rubati. Cosa? Bene, i migliori scienziati dell'Eldorado sono stati capaci di decodificare il contenuto di quel libro. Non c'è alcun pericolo. Abbiamo identificato gli intrusi grazie alle telecamere dei droni di sicurezza. Ah, quindi è di loro che si tratta. Forse non è possibile che abbiamo trovato un modo per decifrare il contenuto del libro, vero? Non scegliete di fuggire. Basta, andiamo via di qui. No, basta, basta. Basta, figa, basta. Passala qua. Tira. Non tiene qua, tira. Tu, segna, ti prego. Non segni. Oddio, sta per fare gol il portiere. Puoi tirare, sì, puoi tirare, tira, vado in bocca. Tiro. Se non segno uguale. Guarda che si stordisce. Vai Victor. Mista. Perfetto Victor. Scattalo lui, perfetto. Proviamo. Tiro. Vai. Pam, 51. Stordito, vai Victor. Grandissimo Victor, è gol. Su. Meno male, ti ha stordito. Grande Victor. Andiamo. E cos'è questo? E che ci fa qui un campo da calcio? Non state nelle impalate, devo andarcene da qui. Ehi, ma dove saltano fuori? Siamo circondati. Benvenuti nella sala delle sfide. Che cosa dobbiamo... Quindi dobbiamo giocare? Sì, sembra proprio che dovete vincere una partita di calcio contro quei robot per uscire da lì. E non è un'area di scherzare? Certo, dovete fare del vostro meglio, ma sono sicuro che non avete problemi. È facile per lui parlare così. Beh, in fondo non abbiamo altra scelta. Non mi lascerò sconfiggere da un ammasso di ferragli in movimento. Giochiamo la contro i robot. Ok, prima curiamoci che sarà meglio. E andiamo a fare la partita contro i robot. Vai. Anche se dura un po' di più questo video, è uguale. Ah, quello non ce l'ho. Solo i doppioni, allora. Arion giusto. Riccardo lo mettere. No, Arion è giusto perché c'ha il Miximax. Mettiamo lui, mettiamo un difensore. Tu. Vai te qua. Va bene così. Livello squadra 10, livello squadra 12, va bene. Contro il calcio bot. Let's go. Sta delle sfide. Sì, parte. È una partita normalissima, che bello. Subito Victor. Victor. Diamo lo spirito di Victor. Ci conviene? Sì, ci conviene diamo lo spirito di Victor. Vai Lancelot. Oh, forse non segno. Andiamo con un tiro normale, sfida. Pugno radiante. Sarà meglio che non me la para. Sarà meglio. Già una 0 di Victor, Osimhen. È subito Victor, Osimhen. Difesa.
Pam! Fate Victor. No, Victor. Sfondamento, su. Sfonda tutti, guardalo lì. Victor Blade. Ora passo via, ok. Ora ripasso a Victor Osimhen. E il tiro di Victor Osimhen. Non tirare. Sfondamento. Lo spawn. Dai, come fallo, regà. Vai Victor Osimhen. Difesa. Easy. Giriamo. E ora Victor. Angelo perduto. Ah, bellissimo questa mossa, raga. Ti va la parà, butte, dai. Va la parà. 2-0 già. 2-0 già di Victor Blade. Mio padre. Let's go. Ormai Victor c'ha lo spirito finito, quindi lo finiamo direttamente. Perfetto, finito lo spirito. Non avrà più un cazzo adesso. Però c'è il PT. Adesso attiviamo il Miximax qua. Guizziari non ha senso. Il punto è che non ho più il coso di Tezcat, che io lo prenderei assolutamente. Miximax Trans. Vai, vai, vai su, vai qua. Mamma mia, Fairone. Dai, vieni. E la le... Te sparo in bocca, guarda. Te la voglio sparare proprio in bocca. Fauci giurassiche. Golle. Goal! Così si fa. 2-0. Anzi, 3-0. Cosa dico 2-0? 3-0. Va bene, molto facile come battaglia, raga, questa, come, diciamo, partita, non battaglia, perfetto. Hai Victor Osimhen con 9. E te? No? Vai. Vai Arion, bravissimo Arion, vai. Te con l'illusorio B2. Azza, rimaterializzazione. Però c'è Fairune. C'è Fairune che lo recupera. Andiamo di qua. Passiamo da qua ad Arion. Sono subito qua Fairune. Fairune. A 0 PE, regà, la società tira. Oggi giurassiche. Mi dispiace per il mix, ma si fa e manca anche lui. 4-0, raga, cioè, scandaloso. Scandaloso. Pam. Ora che fai stanco. Tattica speciale. Noi non abbiamo neanche una tattica speciale. Attacco tattico. Non ricordo questa tecnica. Non ho mosse. Vai piccoletto, lei, Eiri. Eiri, vai Eiri. Parte Eiri. Scarta tutti Eiri. Non ha un tiro, appunto è quello. Se c'è l'Arion però. Ecco l'illusorio. Ok. Andiamo. È il momento. Spirito guerriero. In bocca, questo è veramente in bocca, raga. Pugno di Pegaso. 830 in bocca proprio. In bocca. Ah, vabbè. Ah. 5-0, raga. Capottone totale. Minchia, sono scarsi. Fine primo tempo, va bene. Aggiornamento del programma. Non abbiamo la guardia, la partita non è ancora finita. 5-0. La partita non è ancora finita. Va bene. Sollecito Rick. Punto che non la prenderà mai Victor. Non ci credo, raga, ce l'ha fatta.
Era il momento di Arion. Andare di armatura. Anzi, che armatura. Normale. Sfondamento. Cioè, non mi serve. Osimen. Portava lo scudo e penna. Pule. No! No, non me l'aspettavo questa in realtà. Non me l'aspettavo. Insta. Perfetto, bravissimo Riono. Mayfei. Non prenderai Mayfei, ma provaci, va bene. Vai Arion. Corri Arion, madonna, corri, corri, corri. Te cosa ci fai? Te cosa ci fai qua? Sfondamento. No, c'ha la tecnica. Blocco elettrico, ancora. Ma ieri? Niente. C'è Riccardo, però Riccardo non ha mosse neanche lui. Vai frate. Presa fatale. Con 5 PSG. Con 5 PSG armatura. E furia del vento. Pa! 202 e gol. Easy. Ma ragazzi, sta partita qua sono un po' strani. Quanti PSG hai adesso, zio? Perfetto. Vai, ti prego, Rick, prendila, Rick. Niente, Rick. Vai, zio. Presa fatale ancora. Presa fatale, raga, e mi piace un casino come... come difesa, come mossa di difesa, ed è forte. Per questa parte il gioco è forte. Arion è morto. Devo con 3 pie 0 pie. Quando ce la faccio a passare. Gira di vento. Neanche di tanto, Come tirare con Victor? Bravo Victor. No, vai via, vai tanto. Lascia finire il tempo qua. Lascia finire il tempo. Tanto raga, mancano 3. Anche a 7 minuti. La promo mi segna. No, no, la promo mi segna. Vai, tempo. Presa frattale. Gli Smarties. Bravo Smarties. Bella. Dai, ce la accendiamo. La teniamo qua. Tipo qua, ho detto. Vabbè, ci sta. Finita, dai. No. Arion. Niente, beh. Va bene. È finita adesso, però. Easy win. Game over, game over. È fatta, ci siamo riusciti. Ottimo, un bordello di punti. Esperienza. Game over, game over. Sì, abbiamo vinto. Blobis, errore di sistema, malfunzionamento. È la nostra occasione, andiamo. Scappa dal museo, andiamo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto una la macchina del tempo prima possibile. Ragazzi, però, continueremo nel prossimo episodio. Per questo video può essere qui. Può finire qui, non può essere. Ragazzi, non so. Io vi giuro che non ho mai parlato così male in tutta la mia vita. Comunque, per questo video può essere tutto. Spero che sia piaciuto. Poi ci vediamo, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.